Cristiana Collu, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare un sogno fatto a Mantova. Ricordiamo Mantova, capitale italiana della cultura, e questo appuntamento si inserisce degnamente nel programma di capitale italiana della cultura, perché è un appuntamento degno di attenzione. Cristiana Collu, lo ricordiamo, direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna a Roma e membro del Comitato Scientifico del Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te, per l'appunto, a Mantova. Un sogno fatto a Mantova. Tutto questo nasce, se vogliamo, dalle parole straordinarie di uno dei più grandi poeti francesi, Yves Bonnefoy, per il quale aspettiamo sempre il premio Nobel, ma non arriva ancora. Yves Bonnefoy, che è stato, per così dire, colui che ha dato il là a questa iniziativa di arte. In che modo, Cristiana Collu, è partita questa iniziativa per Mantova? Ma in realtà arriva a un sogno fatto a Mantova, ma parte da un'idea che ho voluto condividere appunto con il comitato e fare da apripista a questo anno che vede Mantova capitale della cultura, e però è anche l'esordio di questo nuovo comitato che vorrebbe fare molto per questa città. Io spero di essere presto adottata, anzi mi sento già parte della comunità. È proprio questo discorso sulla comunità che fa luogo, che crea, che genera i luoghi, da questo sono partita. Sono partita in realtà ancor prima da un'idea di bene comune, che è come forse lei sa, un qualcosa che siamo arrivati un po' alla nausea, forse, di sentirlo, e come tutte le cose che vengono in qualche misura, le idee importanti abusate, improvvisamente si svuotano e perdono forza. E mi sembra questo un atteggiamento sovversivo, perché non c'è niente di più importante del bene comune e di ciò che abbiamo in comune. E allora, spostandomi scivolando invece verso un'altra idea, di quella di luogo comune, e giocando con questa ambiguità del termine italiano, no? Un luogo comune sembra appunto una banalità, ma la banalità è anche ciò che nella sua etimologia è ciò che è di tutti, che fa parte di tutti, e questa è anche un'altra riflessione interessante, per arrivare al luogo in comune. Il luogo in comune quest'anno e poi sempre è la città, e questa città è in particolare è la città con i suoi piazzi, con i suoi monumenti, dove la comunità si ritrova, e lei sa bene, forse i suoi ascoltatori glielo ricordano, sono sempre meglio luoghi in cui si sta insieme in una conversazione, anche se ideale, perché siamo sempre in qualche misura molto isolati. Allora, da questo luogo in comune nasce l'idea di sogno, un sogno, cioè immaginare la realtà così come io vorrei che fosse, no? Quindi immaginare il futuro che viene e che preme, e che, come dire, non è tanto un treno sul quale dobbiamo salire, ma è il treno che abbiamo chiamato molto tempo fa, con cui abbiamo preso un appuntamento. Allora, questo sogno fatto a Mantova voleva citare anche un poeta, perché penso che è la poesia che dovrebbe stare sulla bocca di tutti, piuttosto che appunto tante parole alle quali siamo capaci di togliere forza. Lei poco fa ha detto, e vorrei sottolinearla questa cosa, perché fa parte proprio del comunicare cultura in senso più largo del termine, anche nel dettaglio. La comunità fa luogo, ecco. Per Mantova, città capitale della cultura, sono parole molto importanti, che la comunità fa luogo, ma fa luogo in ogni posto, dove lei poco fa diceva di questa conversazione ideale. Ecco, siamo abituati, lei diceva poco fa, a luoghi comuni, siamo abituati a dei non luoghi. Ecco, dobbiamo riprendere la conversazione con i nostri luoghi. E questa esperienza, un sogno fatto a Mantova, credo che sia, dal mio piccolissimo punto di vista, proprio un riprendere la conversazione con il luogo. Sì, ci proviamo. Io ho immaginato che fosse una sorta di approssimazione a questo luogo, a questa città,
giocando anche qui con questa ambiguità meravigliosa delle nostre parole, no? Adesso c'era questa interessante sottolineatura di questo eccesso di carino, ecco, che non fa altro che svuotare ancora una volta il nostro linguaggio. Sono come i 140 caratteri, no? Questa sintesi che arriva a essere così scarna, ma impoverisce irrimediabilmente, quindi non so se aggiunge davvero la comunicazione. Allora, in questa approssimazione c'è l'idea di avvicinarsi, ma c'è anche l'idea di lasciare delle maglie un po' larghe, perché questa idea della partecipazione alla fine, appunto, della comunità, dove si lascia quando tutto è già in qualche misura preconfezionato. L'approssimazione è anche quella che da Palazzo Te, che dove nasce questa iniziativa, arriva fino alla città, cercando di azzerare le distanze fisiche che comunque ci sono, e cercando di introdurre un altro tempo, un tempo diverso che non è quello dei nostri piani della giornata, no? Che sono un po' organizzati per riuscire a fare il più possibile e magari essere molto distratti, semplicemente per come una sorta di togliere dalla lista, no? Tutte le cose che vogliamo fare. Invece penso che il sogno fatto a Mantova richieda un'altra componente, qui forse siamo sempre meno disponibili, cioè è necessario innamorarsi, ecco, perché quando si guardano le cose con gli occhi dell'amore, non lo dico semplicemente con riferimento alle relazioni tra persone, allora quando amiamo i luoghi, quando davvero sono i luoghi del cuore, sappiamo che c'è una grande campagna in questo senso, allora diciamo il patto è stato sancito e noi siamo stati ingaggiati come dei paladini per la difesa del nostro fantastico, meraviglioso, incredibile paese, che non è solo l'Italia, è che il mondo, che sempre più le nuove ricerche ci dicono che è talmente piccolo, è talmente incredibilmente per il momento esclusivo, che forse merita davvero di essere amato più di quanto facciamo. Un sogno fatto a Mantova è un progetto espositivo che è stato concepito in due tempi. Il primo inaugura proprio oggi e il secondo partirà il 7 settembre e quindi va a completare un percorso che si chiuderà poi nel mese di novembre, sempre a Palazzo Te, che è il simbolo, sicuramente il simbolo per eccellenza di Mantova, proprio capitale quest'anno, capitale della cultura. Ricordiamo che questo appuntamento è un appuntamento che non può non lasciarci che pieni di curiosità, perché nell'anticipazione che noi facciamo in questa seppur breve conversazione insieme con Cristiana Collu, desideriamo proprio ricordare ai nostri ascoltatori questo effetto poetico che restituisce, per usare delle parole di Miss Bonfoy, che restituisce alle cose fra le quali viviamo la pienezza della presenza a se stessi. Ecco, un percorso artistico è anche questo. Sì, peraltro è un percorso che noi abbiamo fatto con le opere del nostro tempo. Non uso contemporanee perché mi sembra che sia una parola che crea molto sospetto, no? Però le opere del nostro tempo, degli artisti del nostro tempo, abbiamo cercato di metterli in dialogo con la storia così potente di Palazzo Te. E questo dialogo avviene con una figura umana che in qualche misura si disfa, diventa da Giacometti con le sue figure scarnificate, fino ad arrivare a Gomri, che invece dove la figura umana non c'è più, ma da lì è partita, e diventa poi l'animale, quello che è considerato l'altro da noi. E voglio dire una cosa molto interessante, è questa: tra gli animali che abbiamo messo in scena, no, che dentro Palazzo Te, ci sono rinoceronti, cavalli, ghepardi, proprio a segnare questo aspetto del definitivamente altro. Ma la cosa, e questo è un piccolo aneddoto che forse può incuriosire i suoi ascoltatori, è questo: tra gli animali che avevamo selezionato di Davide Rivalda, che è un giovane e bravissimo scultore italiano, c'era anche un dromedario. Ecco, il dromedario, che peraltro come segnale esotico e anche in rapporto straordinaria curiosità dei Gonzaga, secondo noi aveva molto senso, oltre ad essere bellissimo, per una serie di ragioni di tipo tecnico non ha trovato posto. E per me è stata come una sorta di segno dei tempi,
il dromedario sappiamo a quali paesi afferisce e quindi per me è stato veramente un segno dei tempi, persino la sua assenza. Anche questo è un segno dei tempi, l'assenza, un sogno fatto Mantova, uno degli eventi più intensi nel programma di Mantova Capitale della Cultura 2016. Ricordiamo, curato da Saretto Cucinelli, questo appuntamento di Un sogno fatto a Mantova. Cristiana Collu, quale libro si è portato nel suo viaggio verso Mantova? Allora, c'è un libro che porto sempre con me, si intitola Uno straniero con sotto il braccio, un libro di piccolo formato che è un fantastico libro di Edmond Jamais. È una scrittura poetica, ecco, per dire così. In copertina, nell'edizione che ho, c'è un'opera di Matisse, il ritratto interdetto, perché c'è un uomo che si guarda allo specchio, ma vede solo la sua nuca e quindi, diciamo, è più avanti, no, della nostra immagine riflessa. È già di per sé proprio un percorso artistico, già proprio uno straniero con sotto il braccio un libro di piccolo formato, no? Davvero. Che cos'è uno straniero, no? Dal punto di vista artistico, che risposta possiamo dare? Perché in questo libro c'è questa domanda da un punto di vista artistico, secondo la sua idea, Cristiana Collu, che cos'è straniero all'arte oggi? Allora, apparentemente sembra nulla è straniero e tutto, e quindi c'è questa sorta di disfacimento che io avverto. Peraltro, lo straniero siamo sempre noi. Nel momento in cui si dice noi e si aggiunge subito dopo noi gli italiani, noi le donne, noi, ecco, siamo, questo noi perde di valore, e siamo sempre l'altro, lo straniero che bussa alla nostra porta, ma anche l'altro dentro noi stessi, non che a volte vogliamo che non si faccia vivo, eppure è sempre lì a ricordarci che forse è quello che noi, l'immagine che noi diamo di noi stessi o la nostra condotta, le cose che facciamo non sono esattamente quello che desideriamo che realmente sia. È come una sorta di chiamata all'ordine delle cose, ecco. L'arte prova, però io sono una grande sostenitrice delle prove, anche quando sono fallimentari, soprattutto se si impara in quel caso. Prima abbiamo chiesto per l'appunto che cos'è lo straniero, partendo proprio, ispirandoci a questo libro di Jabez, no? Questa è la famosa domanda che percorre tutto il libro. Però oltre a chiedersi che cos'è uno straniero, a questo punto arriva una parola, la responsabilità, no? Che responsabilità abbiamo verso lo straniero? E noi, Cristiana Collu, mi perdoni la domanda, se è banale abbia la compiacenza di dirmelo, ma noi che non siamo addetti al settore, cioè non siamo esperti d'arte, ma che responsabilità abbiamo nei confronti dell'arte? Allora, la ringrazio per quanto ha detto, non c'è nulla di banale, anzi mi dà un grande là per dire una cosa importantissima. Non, io sono assolutamente contraria a quelli che pensano che per avvicinarsi all'arte bisogna essere esperti. No, non si può andare in giro con una cassetta degli attrezzi per comprendere l'arte, non è qualcosa d'altro, appunto. Tuttavia è necessario per comprenderla che ci tocchi. Quando ci tocca, quando tocca qualche corda, allora è successo già tutto. Quindi da una parte rifiuto con molta forza questa idea che per comprendere l'arte bisogna essere esperti o aver studiato o fatto dei percorsi. Probabilmente bisogna avere uno sguardo più limpido, ecco, più disponibile a quella conversazione che ho citato prima e che anche lei ha ripreso. Invece sulla responsabilità lei dice una cosa che per me è cruciale, cioè non c'è niente, persino la responsabilità è un'eredità, è la prima eredità, è l'eredità del passato che è quella che in qualche misura ci impegna di più perché, come dire, è lì di fronte a noi e in qualche modo si impone. Ma noi abbiamo un'altra responsabilità, quella che tocca a noi questa volta lasciare qualcosa a chi verrà dopo di cui occuparsi. Quindi mi sembra che in questo scarto che forse il nostro agire sul presente deve incidere, e l'arte sembra ricordarcelo continuamente nei suoi modi un po' così trasversali, curiosi, un po' di sbieco, ecco, come riesce a fare.
quello che noi lasciamo a chi verrà dopo, anche questa è arte, quando si parla sempre più di assenza, no? come presenza, l'arte ci può aiutare a vivere. Noi intanto ringraziamo Cristiana Collu, direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna a Roma. Però prima di salutarci, qual è la mostra in corso a Roma? Allora, quando ho preso questo impegno sapevo che avrei avuto solamente 10 giorni tra un'inaugurazione e l'altra, quindi la prossima è in corso di preparazione. Inauguriamo il 21 giugno, solstizio d'estate, quindi sotto i migliori auspici. La mostra che si intitola The Lasting, l'intervallo, la durata, appunto una mostra che comincia a ragionare su questa idea di tempo che nelle nostre città, qui a Mantova, come a Roma, è specialmente urgente, e per la quale invito tutti lei e tutti i suoi ascoltatori. E la racconteremo sicuramente anche questa mostra alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. Intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori Un sogno fatto a Mantova. Grazie ancora, Cristiana Collu. No, grazie a voi, davvero. Buongiorno. Buona giornata, arrivederci.